Giornata no per la borsa USA, inflessione dell'1,23% sul Dow Jones. Sulla stessa linea, chiude in retromarcia il Nasdaq 100, che scivola 15.627,64 punti. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo, più 2,08%, archiviando le contrattazioni a 28.517,6 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un meno 2,01% e chiude la seduta a 14.569,2 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,94%. Bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,93%. Denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,93%. Apprezzabile rialzo, più 1,72%, a Milano per il comparto tecnologia. Grande giornata per Esprinet, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,02%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei prezzi alla produzione su base sia mensile che annuale. È previsto domani sia dal Regno Unito che dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL.